terra ai valorosi Mau Mau. Amnistia per tutti i Mau Mau. Kenyatta li proclama eroi nazionali. Motivazione. Per il trionfo dell'Uhuru, voluta dai negri e negata dai bianchi, hanno ammazzato 27 bianchi e 5.000 negri. Kenyatta annuncia che oltre all'imperitura gratitudine della nazione, i Mau Mau riceveranno in premio le terre e le case dei coloni bianchi nelle quali compirono le loro imprese. La terra dei bianchi scotta sotto i piedi. Le vetrine delle agenzie immobiliari sono tappezzate di offerte. Facilitazioni di pagamento che sembrano assurde a chi non sa coglierne il sapore di amara ironia. Rateizzazione fino a 99 anni. Ironia lugubre nella composizione grafica. Ironia disperata nel testo degli annunci. Mr. Georgius ha il dispiacere di annunciare che la sua farm è stata messa in vendita. Gli amici sono graziosamente pregati di cogliere tutti i fiori nel giardino prima che sia troppo tardi. Holy Farm. For sale. Fraser Farm. For sale. Sutherland Farm. Sold. Rannis Farm. Sold. Tarbottom Farm. For sale. Swan Farm. Sold. Going! Sold to Mr. Karani for £54. Now I have two lovely candlesticks. What am I offered? 50. Does anyone offer more? 50 and one, 50 and two, 50 and three. Sold to Mr. Tutto ciò che appartiene ai coloni bianchi è in vendita. Chi ha il tempo di farlo si rivolge ai mercanti indiani perché gli organizzino nel giardino di casa un'asta di tutto quello che tre generazioni avevano accumulato e che oggi non potrebbe portare via con sé. Gli indiani fanno buoni affari. La nuova borghesia negra non bada a spese. Rapidamente l'antica casa si svuota. La famiglia osserva in disparte. Le case espropriate, vuote e silenziose, aspettano i nuovi padroni.
tutto l'immenso territorio est-africano, solo qui e soltanto qui l'antica legge coloniale inglese aveva permesso ai bianchi di costruire una casa e di stabilire una proprietà. E in due secoli i nuovi coloni l'avevano trasformata in un'oasi di verde. Gli africani impararono ad ammirarla, poi a desiderarla e infine a pretenderla. Finita l'età dell'oro, comincia quella della lamiera. Sulle Highlands, dove fino a ieri vivevano 150 bianchi, oggi sopravvivono 10.000 negri. La riforma agraria ignora le aride immensità del basso piano per esprimere il nuovo spirito dell'Uhuru soltanto qui, su queste fertili campagne appena espropriate. Ma a conti fatti, può distribuirne appena mezzo ettaro per famiglia. Così questa terra, che prima era forse troppa per pochi, continua ad essere poca per troppi.